Duccio, vado? Prova, 1, 2, 3, prova. Prova. Buonasera a tutti dal Palaterme, siamo a commentare la partita di Montecatini, recupero della nona giornata di ritorno contro la Salgiorgese, una partita molto importante per la classifica di Montecatini, ma prima di entrare in cronaca permettetemi di formulare il mio personale pensiero per Davide Astori, per tutta i tifosi della Fiorentina, tutti gli sport, i tifosi del calcio italiano. Una tragedia molto molto sentita, una tragedia che verrà onorata già stasera con un minuto di raccoglimento prima della partita, che verrà osservato dalle due squadre, il minuto di raccoglimento che verrà osservato sia per la tragedia che ha colpito tutto il calcio italiano, sia per la scomparsa di Norberto Zannini, che è un ex olimpionico di canottaggio, grande tifoso di Montecatini, recentemente scomparso anche lui, quindi si sarebbe osservato comunque un minuto di raccoglimento, ma in memoria di Astori credo sia sicuramente il motivo più importante. Infatti vediamo le squadre che si stanno già disponendo a centrocampo per il minuto di raccoglimento. Un lungo applauso per ricordare la memoria di Davide Astori. Parliamo di questa partita, torniamo alla cronaca diretta, dicevo nona giornata, recupero della nona giornata, il campionato è fermo questo fine settimana per la disputa delle finali di Coppa Italia, sono ferme tutte le squadre tranne Montecatini e Salgiorgese, che avrebbero dovuto giocare questa partita domenica scorsa, ma il Palaterme era indisponibile, quindi si è reso necessario lo spostamento. Primo pallone controllato da Montecatini in campo con quintetto base, Meini, Petrucci, Centanni, Artioli, Galmarini, subito servito Artioli che va a guadagnarsi un fallo, quintetto di San Giorgio con Falconi, Tassinari, Lenti, Scali e Antonietti. Qui accanto a me ovviamente Matteo Baccellini. Matteo, in questa giornata così nefasta parliamo di pallacanestro, parliamo dell'importanza di questa partita, perché Montecatini potrebbe seriamente mettere un'ipoteca almeno sul sesto posto. Buonasera a tutti, prima di tutto, come hai giustamente ricordato, un pensiero ovunque sia in questo momento a Davide Astori, una grande persona, prima ancora che un grande calciatore, che ci ha lasciato in maniera tragica ed è stato giustamente
omaggiato e ricordato prima dell'inizio di questa partita. Partita importante, adesso subito una bella stoppata di Galmarini, partita importante perché per Montecatini significherebbe blindare una delle migliori posizioni possibili prima magari di andare a lottare per qualcos'altro. Adesso Centanni che si arresta, il tiro, il ferro che per poco lo premia e invece alla fine lo va a beffare. Dicevamo di una partita che ha un grande valore perché San Giorgio è la più vicina inseguitrice di Montecatini, per cui vincere vorrebbe dire metterla praticamente a riposo o a riparo, diciamo, da brutte sorprese. Adesso il canestro del due pari, si è giocato 1 minuto e 10, abbiamo già visto una certa intensità con la stoppata di Galmarini, ma anche una difesa piuttosto fisica da parte della San Giorgese. Meini avrebbe lo spazio per la tripla, poi ci ripensa, lo scarico per Artioli da Petrucci, nuova palla per Artioli che ha qualche difficoltà a girarsi, tiro, si lotta poi al rimbalzo, esce vincitrice la formazione ospite con la penetrazione e il tiro che Meini va a contrastare molto bene, era il tiro del numero 36 Falconi che è il capitano. Adesso tutto lo spazio per il canestro di Simone Centanni e siamo 4-2 dopo neanche 2 minuti di gioco in questo primo quarto. Subito gran ritmo per le due squadre in campo, San Giorgio in attacco con Antonietti che sbaglia il tiro, rimbalzo di Petrucci. 2 minuti e 10 giocati in questo primo quarto. Galmarini lontano dal canestro, serve Meini che va a prendersi il pallone, arriva il blocco di Galmarini, pick and roll sfruttato, il capitano tira da 3, sbaglia, rimbalzo di Lenti, fallo di Galmarini su lo stesso Lenti, giocatore molto fisico che cerca la profondità della posizione per prendere il pallone. Allenatore della San Giorgese e Daniele Quilici, toscanissimo, livornese anche lui, quindi derby labronico fra le due allenatori. Tassinari subisce fallo da Centanni, altro giocatore da controllare con attenzione. Tassinari, primo fallo per Centanni. Ricordo Montecatini che all'andata ha vinto di 3 punti e questa sarebbe l'occasione per passare alla cassa. Tassinari intanto pareggia quota 4. Meini in attacco, Petrucci cerca l'anticipo, Falconi, Petrucci va fino in fondo, va a realizzare i primi due, Marco Petrucci. Montecatini che è priva di Alessio Bolis, mentre facile canestro, invece no, il canestro non viene convalidato per Scali, per la stoppata di Galmarini che è arrivato in tempo, si prende la tripla al capitano, la mette dentro Guido Meini. Montecatini prova la prima mini fuga, 9-4, ma tutto nasce dalla bella stoppata di Galmarini al limite del canestro valido. Bella palla per Lenti, altra stoppata di Galmarini, ora arriva il fallo però di Artioli sul secondo tentativo di Lenti, primo fallo per Artioli, ma Galmarini già 2 stoppate al suo attivo, forse anche 3, sta cercando di contenere gli 1 contro 1 di Lenti che ora ha 2 leveri a disposizione. Realizza il primo Giovanni Lenti, dicevo Montecatini prima di Bolis che ha accusato di infortunio muscolare venerdì, ma recupera in panchina dopo un mese d'assenza Francesco Galli, un recupero importante perché altrimenti Montecatini si sarebbe ritrovata senza guardie in panchina. 2 su 2 per Lenti, vorrebbe la palla Petrucci, arriva il fallo in difesa di Falconi che accentua un po' anche la caduta, ha allargato un po' il braccio Petrucci, ma Falconi ha evidenziato il contatto.
Fallo di Falconi al primo. Si riprende con la rimessa di Petrucci, primo fallo di Falconi, secondo di squadra per la San Giorgese. Montecatini attacca con 3 punti di vantaggio. Meini vorrebbe la palla dentro, Petrucci arriva uno contro Falcone, arriva il raddoppio, Petrucci tira prima del raddoppio e va a realizzare in appoggio al tabellone il suo 4° punto, 11-6 per il rossoblù, che hanno iniziato molto bene questa partita con attacchi profondi e bilanciati, lenti per Tassinari, marcato da Centanni, va a spalle a canestro, Tassinari prende il centro dell'area, va a realizzare un bel canestro di puro talento, ne vedremo tante di conclusioni così per Tassinari. Fallo adesso ancora della difesa di San Giorgio nella circostanza lenti, primo fallo, 3 falli di squadra a testa per le due squadre, rimessa in zona attacco per Simone Centanni, riceve Meini, sempre Franco bollato da un avversario, Meini se ne libera, scarica per Artioli, da 3 punti piazzato con dedica alla panchina Giorgio Artioli, 14-8 per Montecatini che prova nuovamente la fuga. Antonietti ora riceve, però vuole dare la palla a Lenti che non si accorge del pallone, palla recuperata da Galmarini, spinge il contropiede Meini, vorrebbe la palla Galmarini, arriva invece il secondo fallo in attacco. Buona difesa di contrasto di un giocatore della San Giorgese. Secondo fallo di Galmarini, arriva il cambio immediato, entra Evotti, Matteo. Sì, mi sembra cambio intelligente, saggio quello di Campanella, che va a togliere subito un buon Galmarini, direi buono ma forse fin troppo agonista, diciamo, in questi primi 5 minuti. Evotti che entra sul parquet per andare a dar fiato a Galmarini, ma anche ovviamente a preservarlo da ulteriori falli. Adesso Artioli che manca per poco l'anticipo, poi Lenti va a segnare un bel canestro dopo appunto il mancato anticipo di Evotti. Siamo 14-10, gara che si mantiene equilibrata ma direi anche molto molto fisica, adesso con Centanni che promette, va a prendersi un fallo, anzi qui sicuramente. Rimbalzo di Artioli che va a servire Petrucci, ancora Centanni con spazio, sfortunatissimo qua. Poi rimbalzo per San Giorgio con Evotti che va a contenere la possibile penetrazione, bella palla adesso dall'altra parte, canestro di Lenti, la bella palla di Tassinari, questo è un bel canestro bisogna dire. Siamo 14-12, il parziale aperto è di 4-0. Adesso Artioli che si gira, qualche difficoltà, poi va a sbagliare. Era una buona palla ma Artioli non è riuscito a capitalizzarla. E vediamo tentativo di tiro con errore, sfortunato anche nella circostanza il numero 8 Scali. Poi la rimessa viene affidata a Montecatini, dopo il time out si ripartirà con 2 punti di vantaggio dopo 6 minuti di gioco. Siamo 14-12, Raffaello, mi sembra partita già molto fisica, con Campanella che è stato costretto a togliere Galmarini per i 2 falli, però Montecatini, diciamo, fin qua ha tenuto sempre la testa avanti. Ovviamente siamo ben lontani dalla fine della partita. Sì, è una partita dove ci sono in palio pesanti punti playoff e il ritmo mi sembra da playoff. Ora Montecatini deve lavorare su questi giochi a due fra Tassinari e Lenti, che hanno fruttato 4 punti nelle ultime 2 azioni di San Giorgio. Montecatini che si tiene avanti grazie al tiro da 3 punti, 2 su 4 percentuale di dei rossoblù, un canestro di Artioli, uno di Meini per San Giorgio, nessun tentativo della lunga, 5 su 8 da 2, 7 rimbalzi per la squadra di Quilici che prima del time out era pronta con 2 cambi. Vediamo chi entra in campo. Sono entrati sicuramente Bianchi e anche Toso, mi sembra di vedere.
è uscito Lenti per la San Giorgese, ora Evotti vuole la palla dentro per Petrucci che va da sotto e va a realizzare il suo sesto punto, tutti e tre uguali canestri di Marco Petrucci, 16-12. Ora Falconi, scusate, Tassinari lavora contro Centanni. Tassinari, giocatore molto molto importante, molto molto incisivo in queste situazioni di gioco, ma anche Centanni lo è, peccato che Centanni però va a sbagliare questo tiro da sotto e non è il primo. Ancora Tassinari contro Petrucci stavolta, Tassinari da tre punti, fallo di Petrucci, ben raccolto da Tassinari che avrà tre liberi a disposizione, vera spina nel fianco Tassinari per la difesa di Montecatini. Esce Centanni, entra Callara. È entrato anche Rossi per Scali. Quintetti rivoluzionati per le due squadre. Su 3 per Tassinari, primo vantaggio per la San Giorgese in questa partita. Vediamo Montecatini come replica a questo vantaggio degli ospiti. Va a prendersi un fallo, Petrucci porta in bonus la squadra avversaria. Montecatini ci è già da un paio di minuti. Primo fallo per Rossi. Mentre Francesco Galli sta ultimando le operazioni di riscaldamento, reduce da un infortunio muscolare, ricordiamo Evotti da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Callara che ruba letteralmente la palla dalle mani di un avversario, serve poi Artioli che sbaglia il tiro da tre punti, rimbalzo adesso è di Toso però. Tassinari già dall'altra parte, batte uno contro uno Meini, finta, poi serve un compagno, Falconi da tre punti realizza. Ottima transizione per la San Giorgese, vantaggio che arriva ora a 4 punti, 20-16. Meini per Petrucci che va uno contro uno ma viene ben contenuto, ci riprova Petrucci, il mano sinistra va a sbagliare, prende rimbalzo Artioli che potrebbe, va, potrebbe anche subire un fallo che non viene fischiato, va comunque a realizzare un canestro importante, 1.50 alla fine del primo quarto, zona adesso per Montecatini, attenzione ai tiri da tre punti di Tassinari e Bianchi, ma anche alle palle perse che arrivano adesso. È uscito Falconi, rientra Scali, esce Artioli, rientra Galmarini, non rinuncia al suo pivot con due falli a carico, coach Campanella. Evotti per Meini, Meini avrebbe spazio per tirare, poi non riesce a dare la palla a Galmarini, si mette in proprio, forza la conclusione, sbaglia, rimbalzo di Bianchi, 1.20 alla fine. Rossi per Tassinari, Bianchi, Rossi, fallo di Callara, no, passi, passi di Rossi. Protesta Quilici. Che a suo avviso c'era un fallo sul suo giocatore. Palla recuperata da Montecatini che ha una nuova occasione per provare a tornare in parità. Petrucci, Artioli, mentre lavora duro Toso su Galmarini che non riesce a ricevere.
Petrucci tira in allontanamento, sbaglia, rimbalzo controllato da San Giorgio, l'ultimo a toccare è stato Galmarini, è scitoso, rientra Lenti, esce Meni e ritorna in campo dopo un mese Francesco Galli, fuori 4-5 partite, si è sentita la sua assenza. Attacco la Sangiorgese con Tassinari che attacca il canestro, poi ancora torna indietro, si gira, tira, sbaglia, rimbalzo di Callara che poi non c'ha spazio per la transizione, poi va a perdere palla perdendosi troppi ghirigori bianchi per Petrucci che recupera questo bel pallone sul tentativo di servizio per Tassinari e va a realizzare fino in fondo Marco Veduta. Attenzione al tiro rapido perché siamo a 20 pari, Rossi forse passi da metà campo, Tassinari sbaglia e finisce così 20 pari il punteggio qui al Palatemme fra Montecatini e Sangiorgese alla fine del primo quarto. Galmarini, Callara, Evotti, Centanni, Artioli, il quintetto che ha chiuso il primo quarto in campo per Montecatini, non c'è Galli, ci è Centanni, pochi secondi per lui, attacco, primo attacco del secondo quarto per la Sangiorgese, Tassinari per Scali piazzato, sbaglia, rimbalzo di Artioli per Centanni e Votti da tre punti, un cross che non va a segno, un tiro che ci stava, era libero, approvato. Venti pari sempre il punteggio con cui si è chiuso il primo quarto, in attacco la Sangiorgese. Scali per Lenti contro Centanni e Galmarini, scarica fuori per Bianchi, poi Rossi va a tirare, sbaglia, rimbalzo di Lenti, fallo di Evotti. Lotta molto bella, rimbalzo la Sangiorgese, tutti vanno a cercare di contendere il pallone ai difensori. Evotti primo fallo per la Sangiorgese, esce Rossi, rientra Antonietti, due liberi per Lenti. Due su due il
tabellino di Lenti dalla lunetta. Lenti che ha già realizzato, se non vado errato, 6 punti, 8 anzi per esattezza, 10, ecco, viene aggiornato temporale, 10 punti, miglioratore della San Giorgese con Tassinari, 19 punti in 2, Lenti e Tassinari su 22 totali della squadra. Questa è la dice lunga su chi siano i due giocatori che Montecatini deve cercare di limitare in tutti i, tutti i modi. Fallo adesso di Scali, primo fallo di squadra, punteggi più distribuiti per Montecatini. Ora palla persa per Montecatini, Tassinari da 3 punti in contropiede, sbaglia, rimbalzo di Callara, poi Evotti, ora Centanni che agisce da playmaker. Callara, Callara cerca spazio, forse muove il perno, riceve comunque Galmarini, va al tiro, sbaglia Galmarini, Montecatini non riesce a trovare, buoni tiri da sotto, ottimamente contrastata. Antonietti da 2, sbaglia, rimbalzo di Centanni che va, spinge la transizione, va fino in fondo, perde la palla, poi la riconquista Artioli. Centanni, arresto, tiro, ce l'ha, fallo non fischiato su Centanni, sbaglia comunque, non è in serata per ora Simone Centanni. Antonietti, uno contro uno su Evotti, arriva fino in fondo e va a realizzare Antonietti. 24-20, nuovo massimo vantaggio sangiorgese con la Montecatini, Matteo, che non riesce a pungere. Montecatini non riesce a pungere, ma soprattutto sta facendo grande fatica in difesa contro Lenti, contro anche lo stesso Tassinari, anche se ha sbagliato qualcosa di troppo. Adesso grande fatica anche con questa azione, Artioli sulla sirena dei 24, non prende niente. E la difesa di San Giorgio sta togliendo rifornimenti ai lunghi con Galmarini, lo stesso Artioli, che stanno faticando ad avere la palla spalle a canestro, ma anche con una difesa molto molto accorta su Centanni. Prosegue intanto la difesa zona 2-3 con Evotti e Centanni davanti, penetrazione, adesso palla in area che è il fallo fischiato da Artioli, la palla era arrivata fin troppo comodamente a Lenti. Artioli, secondo fallo per Giorgio Artioli, 20-24 con la rimessa in zona offensiva per San Giorgio da Falconi. Falconi che va a riprendersi la palla dopo la rimessa, c'è il blocco di Lenti, poi lo scarico, tiro da 3 punti e massimo vantaggio di serata con la tripla di Guido Scali. E qui cominciano a diventare importanti i punti di vantaggio per la formazione ospite, sono 7 in questo momento, c'è bisogno di una scossa e anche di un canestro, questo però era fallo, diciamo che viene fischiato alla seconda, ma l'importante è che sia arrivato, è il fallo di Bianchi, mentre Capitan Meini sul cubo dopo 3 minuti e mezzo di questo secondo quarto in cui Montecatini ancora non è riuscita a segnare. Meini rientra per Evotti, quindi il quintetto è con Meini, Centanni, Callara e poi la coppia Artioli-Galmarini. Adesso Centanni scarica per Callara, Callara che ha un'esitazione forse di troppo, Galmarini spalla canestro, lo scarico per Centanni, assegno Centanni. Il tiro però è da 2 perché era evidentemente con i piedi sulla linea, primo canestro di questo secondo quarto per Montecatini che torna a meno 5 dopo la tripla del massimo vantaggio. Adesso Bianchi, ancora spazio per un tiro a 3 punti, l'errore questa volta da parte di Scali, poi Artioli che va a commettere una sciocchezza, Galmarini recupera la palla, praticamente era quasi una persa questa. Adesso Meini, fallo viene fischiato a Scali,
anzi allenti. Secondo fallo per Lenti, che lascia il parquet. Fuori Scali e Lenti, dentro Toso e Rossi. Quindi doppio cambio per coach Quilici con 5.39 sul cronometro. Guido Maini va a rimettere, ma siamo ancora in emergenza in attacco perché sono stati segnati appena 2 punti in questo secondo quarto. 100 anni per Galmarini, buona palla, Galmarini si muove molto bene, segna Galmarini, va a prendersi anche il fallo per Toso, che era appena entrato, c'è il fallo, occasione per il meno 2 con Galmarini in lunetta, a segno Galmarini. Mini break per Montecatini, che dopo il 7-0 di San Giorgio risponde con un 5-0 e prosegue ovviamente con la difesa zona, con Maini e Centanni in davanti. Palla troppo facile questa, però c'è l'errore al tiro, si lotta, poi fortunato Toso a ritrovarsela tra le mani, sfortunato poi al tiro perché il ferro lo ha davvero beffato. Adesso Callara dall'angolo, gli dei del basket, come direbbe Flavio Tranquillo, qui non hanno voluto bene a Montecatini. Si resta sul 25-27 con Bianchi che scarica, tiro da 3 punti, ancora un errore, stavolta l'errore dall'angolo è stato di Rossi, ne è entrato Rossi con Maini che va a servire Artioli, da Artioli a Galmarini che va probabilmente a prendersi un fallo che però non viene fischiato e quindi Antonetti in possibile situazione di contropiede, poi Bianchi da lontanissimo sbaglia, però troppo facile questo rimbalzo per Rossi, che si è ritrovato con almeno 3 metri di anticipo su tutti. Questa è una disattenzione che Montecatini non può permettersi. Galmarini per Guido Maini, spazio per la tripla del capitano, il tiro però esce piuttosto corto. Contropiede, bella palla dietro schiena, ma stoppatona di Galmarini su Toso. Poi 100 anni per Artioli va a prendersi un fallo che non viene fischiato, poi attimi confusi con Galmarini che va a servire 100 anni. Da 100 anni a Callara, 3 secondi per andare al tiro, Callara dall'angolo con una preghiera. Prende appena il ferro e San Giorgio continua a spingere, ma anche direi a sbagliare molto in attacco, anche se ha 4 punti di vantaggio. Nuova palla persa, stavolta è Callara che la recupera, 100 anni, contropiede di 100 anni, è stoppata. Qui 100 anni poteva scaricare, forse 100 anni sarebbe stata la soluzione migliore, invece arriva una stoppata. Si resta sul 25-29. Sì, c'era un'occasione per uno scarico, direi che è un'occasione persa questa. Sì, una fase veramente concitata della partita, errori da una parte e dall'altra, e l'ultimo errore in ordine di tempo è quello di Centanni, che anche nel minibasket insegnano ad andare a tirare di sinistro da sinistra, lui è andato a tirare di destro e ha prestato il fianco alla bistoppata perché l'hanno stoppato in due addirittura. Palla poi finita in rimessa laterale, quindi alla ripresa del gioco dopo il time out chiesto non so da chi, ma credo che sia sacrosanto perché le due squadre non avevano più, dopo 5 minuti in quegli abiti non hanno fischiato assolutamente niente. Si riprenderà con una rimessa in zona attacco per Montecatini. a 5 il parziale di questo secondo quarto dopo 7 minuti quasi di gioco, quindi
per usare un eufemismo, le difese hanno prevalso sugli attacchi, ma direi anche gli errori di entrambi gli attacchi che si sono susseguiti uno dopo l'altro. Ora Montecatini in attacco con Meini per Centanni, poi Galli che è tornato in campo da tre punti, sbaglia Francesco Galli, rimbalzo è di Bianchi. Montecatini sta tirando con percentuali pessime in questo secondo quarto, da due Antonietti, un canestro all'americana per così dire, si è svitato e ha tirato all'indietro, se ci riprova altre 100 volte tira in tribuna, mentre Centanni va a raccogliere un'altra stoppata, subita però, rimessa per Montecatini. Centanni prova a mettersi in partita con questo jump in uscita dalla rimessa, non va neanche questo deficitario percentuale di Simone Centanni, 2 su 7 da 2, 0 su 1 da 3. Ora palla persa dall'attacco della San Giorgese, l'impressione Matteo che a Montecatini basti poco per entrare in partita, anche se non c'è mai veramente uscita. No, San Giorgio sta anche aiutando per certi versi Montecatini a restarci, perché è vero che sta facendo bene in difesa e spesso in attacco, ma sta anche buttando via numerosi palloni, bisognerebbe riuscire a concretizzare poi nella fase offensiva, cosa che in questo secondo quarto di certo fin qua non è riuscita. Adesso Centanni va a trovare Artioli, Artioli fa saltare due uomini, segna, segna Artioli proprio sulla sirena, proprio sulla sirena dei 24, c'è il possibile gioco da tre punti, nuovo time out stavolta richiesto dalla San Giorgese. Siamo 27 a 31, dicevamo di questa difficoltà di Montecatini che per la seconda volta però nel secondo quarto è riuscita, vedremo poi se a concretizzare il gioco da tre punti, ma per la seconda volta dopo quella in precedenza con Galmarini ha segnato e ha subito il fallo. Dall'altra parte Raffaello c'è un San Giorgio che sta facendo bene, però spesso pecca un po' di inesperienza con tiri un po' affrettati, magari anche qualche pallone perso che sta aiutando Montecatini nella difficile rimonta. Sì, tra l'altro c'è da dire che non mi sembrava che fosse in campo Tassinari in questo quintetto di San Giorgio, quindi sicuramente, o forse sta entrando ora, quindi se così non fosse Montecatini ha perso una grande occasione per riavvicinarsi a San Giorgese, in cui Tassinari è un po' il lago della bilancia del quintetto di Quilici. Rientra Petrucci in campo per Montecatini, è uscito Callara. Artioli in lunetta con il libero aggiuntivo dopo il canestro realizzato potrebbe portare Montecatini a meno 3 a 2 minuti esatti dalla fine. Sbaglia Artioli, rimbalzo controllato da Toso, si rimane a meno 4 da Sinari per Falconi. Tassinari arresto tiro, si trova davanti Artioli, sbaglia, rimbalzo di Galli che va subito sul lato sinistro del campo, non gioca senza forzare Galli, si vede giustamente, fallo adesso di Toso su Artioli che torna in lunetta perché la San Giorgese è in bonus, però adesso Giorgio deve regalarci un 2 su 2. Sbaglia il primo Giorgio, vediamo il secondo, 0 su 2 parziale per Artioli da lunetta, 1 su 3 dopo questo libero che riporta a meno 3. Esce Antonietti, diventa Toso, zona allungata per Montecatini, una zona press per provare a togliere un po' di certezza all'attacco di San Giorgio, per il poco non nasce una palla persa. Rossi per Tassinari, Bianchi attacca il canestro,
poi tiro da tre punti che non va. Poi Centanni combina l'ennesimo pasticcio. Bianchi per Tassinari, da tre punti Tassinari realizza. Sanguinosa la palla persa di Centanni, che non è assolutamente in partita. Più 6, massimo vantaggio sangiorgese. Altra palla persa da Centanni, poi Tassinari finisce fuori e si infortuna. ...42 secondi sul cronometro di questo secondo quarto, ancora da giocare con Montecatini che deve recuperare 6 punti. Siamo 34-28 dopo la tripla segnata da Tassinari. Tassinari che è salito con questo canestro a quota 9, ma il miglior realizzatore dei suoi è Lenti, che ha segnato 10 punti. Per Montecatini il migliore è Artioli invece con 9. E siamo 28-34 con Galli che va a servire in questo momento Evotti. Dai Evotti a Meini. Vediamo nel gioco dei blocchi chi uscirà. È Petrucci che viene però anticipato. Altra pesante palla persa. E ancora un tiro da tre punti, troppo solo in quella circostanza. Il giocatore di San Giorgio si lotta al rimbalzo per Scali che va a sbagliare. E adesso con 13 secondi Montecatini potrà fare... un solo tiro, si lotta un po' troppo adesso con Meini che finisce a terra. Poi viene fischiato un fallo a Tassinari in anticipo su Petrucci. Probabilmente c'era il fallo prima su Meini, questo su Petrucci magari era un po' meno evidente, però il fischio è arrivato adesso. Siamo, ripeto, sul più 6 per San Giorgio, fase anche piuttosto convulsa, ma è un po' il tipo di pallacanestro direi che la formazione ospite sta mettendo sul parquet. Direi fin qua anche piuttosto redditizio. Adesso Petrucci va a realizzare il suo nono punto. Assegna ancora Petrucci, molto preciso, 2 su 2, siamo 30-34. Ultima azione di questo secondo quarto è Tassinari con contro Meini, si svita il tiro di Tassinari corto e poi il canestro, vediamo se verrà convalidato, credo proprio di sì. Una disattenzione perché il canestro viene convalidato, si va a riposo sul 30-36 con il canestro convalidato a Scali. È sembrato anche a noi. A risentirci tra circa un quarto d'ora per il telecronaca del terzo e del quarto periodo.
pronti per ripartire qui al Palaterme per il terzo quarto della partita fra Montecatini e San Giorgese, la partita che si sta mettendo non benissimo per Montecatini, ma che siamo sicuri i rossoblù potranno raddrizzare giocando una ripresa all'arma bianca con un ritmo diverso e percentuali anche diverse. Montecatini che sta tirando con 11 su 32, mentre non fa molto meglio San Giorgio, 13 su 32. Ma gli ospiti prendono più rimbalzi, 27 a 22. Cifre molto simili per le due squadre. Ora c'è un problema a un canestro, i dirigenti della società stanno provvedendo alla sistemazione. Approfittiamo di questa sosta forzata per dare uno sguardo alla classifica, una partita la cui importanza viene vista dalla posizione delle due squadre. Montecatini attualmente è quinta con 30 punti, a 4 punti dal terzo posto occupato da Milano e Piombino e con 2 punti di vantaggio su Borgo Sesia e 4 su San Giorgese e Pavia. Quindi i milanesi in caso di vittoria si avvicinerebbero di 2 punti a Montecatini e riarriverebbero la lotta fino al 7° posto, mentre Montecatini con una vittoria potrebbe blindare tranquillamente almeno il 6° posto, cioè non potrebbe andare oltre il 6° perché andrebbe a 6 punti col 2-0 sulla squadra lombarda e comincerebbe un po' a Matteo a passare un po' la cassa dopo quel giorno di ritorno fantastico. Assolutamente, è importante riuscire quindi a direi entrare bene nel match sin da questo terzo quarto, quello che decisamente non è accaduto nel secondo, forse la pausa forzata, qualche scoria l'ha lasciata, ricordiamo anche dei problemi fisici con Galli che è rientrato solo oggi, ma lo stesso Meini, Galmarini hanno avuto problemi fisici, oggi manca Volis, quindi una situazione non facile, ma bisogna subito mettere la testa su questo terzo quarto nella maniera migliore e cominciare a recuperare i 6 punti. Adesso Centanni che va a scaricare per Artioli, prima azione del terzo quarto da Meini per Centanni, Centanni che sbaglia, bravo Galmarini a conquistare un bel rimbalzo e nuova azione offensiva con Guido Meini per Artioli che ha spazio per una possibile penetrazione, ancora per Centanni che le sta provando un po' di tutte per mettersi in ritmo, niente da fare, arriva un nuovo errore con Artioli ma l'azione era stata orchestrata bene e adesso Tassinari, palla sotto canestro, adesso il terzo fallo di Galmarini, ma fallo veramente strano, diciamo così, perché l'anticipo ci sembrava piuttosto netto, invece c'è subito il terzo fallo ed è un fallo pesante. Eh sì, è il terzo, fallo molto molto grave, coach Cappanella non ovviamente cambia Galmarini, è troppo presto. Antonietti sbaglia, Antonietti, rimbalzo di Meini, bella lotta rimbalzo fra Artioli e Lenti, Centanni, Montecatini ha bisogno disperatamente dei punti della sua guardia, Galmarini uno contro uno su Lenti, ancora Artioli va dentro, batte il rispettivo avversario e va a realizzare un gran bel canestro, 12 per Artioli, sicuramente il migliore fino a questo momento di gran lunga per i rossoblù. Falconi per Rossi, ora da 3 punti, sbaglia il numero 13, i numeri Antonietti, si vedono malissimo i numeri dei giocatori di San Giorgio,
Artioli va dentro, falli non fischiati, fallo finalmente fischiato ad Antonietti, due liberi per Artioli. Terzo fallo anche per Antonietti. Lunetta Artioli con 3 su 5 da Lunetta. Realizza. Artioli 2 su 2 è importante. Torna meno 2 a Montecatini. Falconi per Bianchi. Bianchi butta via la palla. No, l'ultimo a toccare è stato Artioli. Rimessa per la San Giorgese. Montecatini deve far sentire il fisico, far sentire la sua voce, far sentire che è pronta a giocarsi questa partita fino in fondo. Tassinari, Scali per ancora Scali, va al tiro, realizza. Bel canestro, anzi scusate, Tassinari. Più 4 San Giorgio. Artioli dentro per Galmarini, ma la palla è recuperata da Lenti. Falconi in zingarata va a realizzare e riporta più 6 San Giorgio. Cent'anni da 3 punti, finalmente un segnale di vita da Simone Cent'anni. 40-37, di mezzo allo svantaggio la tripla di Cent'anni. Falconi sempre a zona Montecatini. Falconi passo dietro da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Cent'anni che poi va a scontrarsi con Galmarini, fra un po' perde palla. Cent'anni, buona difesa di Tassinari, bella palla per Galmarini che va dentro, Meini scarica per Petrucci, libero da 3 punti, sbaglia. Pareggio, manca il pareggio, Petrucci, rimbalzo per San Giorgio, Falconi per Tassinari, dentro per Scali, passi di Scali, poi Falconi, fallo, fallo di Meini. Primo fallo per Meini. La mia impressione è che Falconi abbia tirato una preghiera e si sia buttato in terra e ha pescato questo fallo. Realizza Falconi. Sbaglia il secondo Falconi, primo errore da Lunetta per la San Giorgese. 41-37, 6-20 alla fine del terzo quarto. Meini va dentro, va a tiro da sotto, realizza sfruttando il blocco di Galmarini, quinto punto di Meini. Ancora zona Montecatini, Tassinari, Scali fuori per Bianchi, libero da 3 punti, realizza Bianchi, è la sua specialità. Torna più 5 San Giorgio. Fallo della difesa lombarda. Lenti terzo fallo. Esce Lenti, rientra Toso. Rimessa per il capitano, serve Cent'anni,
triplicato, va dentro, falli non fischiati da Tassinari che poi recupera il pallone. Bianchi, Tassinari libero da tre punti, realizza. Tassinari, tre punti. Più 8 per San Giorgio. Petrucci recupera il pallone dopo che l'aveva perso Galmarini. Meini ci mette una pezza con questa tripla importante. 47-42, 5 minuti alla fine del terzo quarto. Matteo, partita che sembra entrare nel vivo adesso. Montecatini ha visto, forse speriamo, il suo momento più duro su quella tripla segnata da Tassinari. Poi bravo Capitan Meini che adesso va a prendersi un fallo da Falconi. Bravo Capitan Meini a segnare la bomba del 42-47. Vediamo adesso con Galli sul cubo dei cambi chi lascerà il parquet. È Cent'anni. Cent'anni che sembra non essere in partita del tutto, diciamo così, non è fin qua la sua migliore serata. E Galli che va a dargli qualche minuto con la rimessa adesso di Meini. Meini per Galmarini, spalla a canestro, scarico per Petrucci, esitazione di Petrucci, palla di nuovo a Galmarini. Galmarini spalla a canestro, va a sbagliare, anche se forse anche in questa circostanza la difesa era andata un po' troppo in là. Tira subito Tassinari che sbaglia. Di Tassinari si potrà dire tutto, di sicuro non gli manca la decisione. Adesso Meini prende un fallo e va a segnare. Prende un fallo, forse due. Quello che conta è che l'arbitro non ha fischiato, ma soprattutto che Guido Meini ha realizzato il nuovo meno tre. Adesso troppo solo in mezzo all'area. Lenti, lo scarico per Bianchi che va a sfondare. Eh sì, eh sì. Se non è sfondamento questo, se no non sappiamo qual è. Fallo fischiato a Bianchi. Adesso cambio per San Giorgio. Rientra sul parquet numero 18 Rossi. Ed esce Falconi. Per Montecatini intanto esce Galmarini, subito in campo Cent'anni, quindi giusto un minuto di fiato. 3:55 sul cronometro, importante questo attacco perché siamo a meno 3. Adesso Meini, su di lui c'è una difesa asfissiante e probabilmente un nuovo fallo non fischiato, cioè. E la tripla! La tripla di Cent'anni! 47 pari! Cent'anni va a segnare da tre, ma Bianchi dall'altra parte. Bianchi dall'altra parte subito per il 47-50. Partita che si è decisamente accesa rispondendo a quello che mi aveva chiesto pochi istanti fa Raffaello. Meini, è un fallo, fallo nettissimo, ma fallo su Meini. Proteste da parte di Tassinari e anche di Rossi. Adesso animi che si scaldano. Meini che è stato uno dei protagonisti di questi ultimi minuti, ha segnato 5 punti. Torna Falconi per Scali. C'è il capitano in un'età di tiri liberi. Tanto San Giorgio toglie Scali e rientra sul parquet Falconi, quindi girandola anche per coach Quirici, proprio come per Campanella. In lunetta Capitan Meini. Eh no, corto, corto il tiro di Guido Meini. Montecatini che fin qua è 8 su 10 in lunetta, diventa 9 su 11 con grande fatica. Siamo meno 2, 48-50, 3:10 sul cronometro. Ancora la difesa a zona. Tassinari, penetrazione, scarico e poi non sa più dove andare per un attimo. Poi la tripla di Bianchi forzatissima,
non prende niente Meini, transagonistica per Guido Meini, mamma che palla, che palla splendida, palla splendida di Meini per Cent'anni che va a sbagliare il più facile degli appoggi, veramente un errore grave questo di Cent'anni. Vediamo subito Tassinari, sbaglia Petrucci, Petrucci è lui che esce vincitore con la palla in mano. Meini ancora Cent'anni, Cent'anni penetrazione, segna stavolta. Cent'anni che si sta caricando dopo l'errore, è andato a fare una cosa ben più difficile. 50 pari, Montecatini che riesce a riagguantare Raffaello San Giorgio, 2-21, gara intensa ma ancora lunghissima. Sì, intensa e lunghissima, quota 50 parità. Devo dire che Palaterme stasera offre anche un bel colpo d'occhio, ma te pensa Matteo se questa gente riportata in un palazzetto più piccolo tipo Palavici, che pandemonio potesse essere. Purtroppo c'è un problema di agibilità in quel caso, anche se siamo tutti concordi che come capienza sarebbe veramente la perfezione. Ma siamo al Palaterme, ci restiamo per questo ultimi 2:20 del terzo quarto e ancora un quarto rimane da giocare, ma Montecatini sta provando a entrare in partita, Simone Cent'anni sta provando a entrare in partita che nonostante i tanti errori è in doppia cifra anche lui, così come Petrucci, Meini e Artioli. Dall'altra parte abbiamo 17 di Tassinari, 10 di Lenti e poi il vuoto per coach Quilici. Vediamo in questo finale di quarto se Montecatini riuscirà ad allungare o a restare a contatto della Sangiorgese, che ha trovato qualche difficoltà in questa difesa zona. Falconi per Rossi, ora Tassinari, Falconi, Bianchi, Bianchi si arresta, poi Antonietti si sfugia in un angolo, Tassinari, arresto, tiro dall'angolo, fallo, fallo di Petrucci su Tassinari, terzo fallo di squadra. Se è fallo, è stato un fallo evitabilissimo quello di Marco. Tassinari aveva trovato una preghiera. E siccome San Giovanni non vuole inganni, Tassinari sbaglia il primo libero. Uno su due per lui. Montecatini attacca con un punto da recuperare, 2 minuti alla fine del terzo quarto. La partita ora è anche molto bella. Meini gira intorno al blocco, sta per perdere il pallone, fallo su Artioli di Rossi che non riesce a marcare Giorgio. Giorgio netta con 2 liberi. Terzo fallo di Rossi. Attenzione che ora credo ci sia un fallo tecnico alla panchina di San Giorgio. Esatto, fallo tecnico alla panchina di San Giorgio. Quindi ci sarà un libero più 2 liberi di Artioli. Tanto tira Artioli 2 liberi per il bonus. Sbaglia il primo. Parità. E ora ci sarà un libero di Petrucci per il tecnico senza rimbalzo e poi la rimessa. Realizza Marco e Montecatini torna in vantaggio dopo tanto tempo con questo libero di Petrucci. E ora seguirà la rimessa per il tecnico alla panchina di San Giorgio. Galli cerca di uscire dai blocchi, Cent'anni falla in attacco di Artioli. Compensazione. Questa è un fischio di compensazione.
esce Artioli, rientra Artioli, spreme solamente un punto Montecatini sui possibili due punti sui possibili sei. Rossi per Tassinari, 1 minuto e 25. Antonietti va dentro fino in fondo, appoggia il tabellone e realizza. Vantaggio sangiorgese 53-52, ma Montecatini è lì che se la gioca. Galli per Centanni, bella palla per Galli da tre punti, frontale, sbaglia, rimbalzo che non va, fallo di Evotti su Antonietti. Evotti spedisce in lunetta Antonietti con due liberi. Scusate, spedisce Rossi in lunetta con due liberi. Sbaglia il primo Rossi. Realizza il secondo. Uno su due, esce Rossi, entra Scali. Due punti da recuperare per Montecatini. 50 secondi a fine del terzo quarto. Galli in possesso di palla, chiude il palleggio, riesce a servire Galmanini. Galli stesso va dentro, fallo su Galli, credo di Falconi. Terzo fallo di Falconi. Galli unetta con due liberi. Realizza il primo Galli. 39 secondi alla fine. Due su due per Galli, parità. 54 pari. Tassinari è già dall'altra parte. Scarica per Falconi che sbaglia, rimbalzo di Evotti. Giocare con calma questa azione. Un tiro al 24 secondi per Montecatini. Ne rimangono poi 7 alla Sangiorgese per tirare. Centanni va dentro fino in fondo. Realizza grazie all'eccellente lavoro di Galmarini. 14 per Centanni. Tassinari contro Galli, una virata, tira, realizza, gran bel canestro di Tassinari. Tassinari contro Montecatini. Io credo, Matteo, che se nel quarto quarto riusciamo a marcare Tassinari saremo già a metà strada. Sì, è abbastanza intuitivo, diciamo. È anche vero che Lenti è un giocatore che, per esempio, nei minuti nel primo e secondo quarto ha dato fastidio. Lo stesso Bianchi ha trovato punti importanti. Credo sia un po' importante, scusate il gioco di parole, la ripetizione, trovare una certa continuità difensiva su tutti gli uomini, perché San Giorgio fin qua non ha mai mollato su un centimetro, anche se questo vale pure per Montecatini, che ha fatto una bella rimonta, perché si è ritrovata a nemmeno metà del terzo quarto, ci piace ricordarlo, sul 39-47, tripla proprio di Tassinari. Poi sono arrivati 5 punti di Maini, 5 punti di Centanni e la partita è tornata sui binari dell'equilibrio. Andiamo a vedere un attimo i tabellini alla fine del terzo quarto, con Artioli che è top scorer in questo momento con 15, seguito da Centanni a 14, e poi due giocatori a 11 punti che sono Marco Petrucci e Guido Meini. Spiccano solo i soli 3 punti di Galmarini, che però è gravato di 3 falli e sicuramente non si sta muovendo con la massima, diciamo, libertà. Dall'altra parte c'è Tassinari che è a quota 20. Tassinari che è a quota 20 con 7 su 14 dal campo, quindi grande, grande serata per lui. 10 punti per Lenti. Tutti gli altri sono a 6, ovvero Antonietti, Bianchi e anche Falconi. 5 punti per Scali.
e stiamo per iniziare a vivere i 10 minuti decisivi di questa intensa Montecatini-San Giorgese. Quintetto per Montecatini con Maini, Centanni, Petrucci e Votti e Galmarini. La prima palla è per la San Giorgese con Tassinari. Ancora la zona per Montecatini. Bianchi prova subito a tre punti. Bianchi sbaglia, rimbalzo è per Galmarini e Meini che può superare con relativa tranquillità la metà campo. Esce dal blocco Petrucci dovrà servire a sua volta Centanni, eccolo qua, penetrazione mancina per Centanni che poi sbaglia, tiro forse un po' affrettato. Tassinari, Bianchi che recupera palla, ancora Tassinari, Zingarata sbaglia, si lotta al rimbalzo ed è ancora Galmarini che esce vincitore, poi Evotti. Se n'è andato un minuto di questo quarto periodo, dai Votti a Meini, blocco alto per Galmarini, esce Centanni scarica per Petrucci e aveva un piede fuori. Petrucci che aveva un piede fuori, adesso attimo di pausa diciamo per entrambe le squadre che non hanno ancora realizzato. Siamo sul 56 pari del trentesimo. Rossi, su di lui c'è Evotti, palla che arriva spalle a canestro, allenti, il fallo viene fischiato a Galmarini se non abbiamo visto male. Campanella si lamenta per il fischio perché chiedeva più il fallo in attacco, perlomeno il movimento, la sbracciata diciamo di Lenti, e Galmarini dovrà giocare gli ultimi 8 minuti o perlomeno la frazione di quello che gli sarà concesso con 4 falli. E adesso quasi palla persa, anzi no, è un quasi palla persa che si tramuta in palla persa. Campanella non si fida e tutto sommato fa bene, rimette subito sul parquet Artioli per Galmarini, giocatore troppo importante, anche se ricordiamo le sue difficoltà offensive stasera, ha segnato appena 3 punti, ma è un giocatore del quale i rossoblù non possono fare a meno. Adesso Artioli blocca per Meini, la tripla del capitano, la tripla del capitano, 14° punto per Meini. Montecatini a più 3 ed è ancora a zona. Su Tassinari c'è Meini, penetrazione, buona difesa, no, passi, sì, passi. Per un attimo abbiamo temuto nel fallo fischiato a Artioli o anche a Petrucci. Cambio intanto per San Giorgio, entra Falconi, come mi ricorda giustamente qua accanto Raffaello, fosse arrivato il fallo ad Artioli sarebbe stato il quarto anche per lui, quindi una situazione gravissima per i lunghi. Meglio ovviamente così con Meini adesso che va a prendersi la palla da lo stesso Artioli, ancora Guido, no, stavolta forse ha chiesto un po' troppo, se lo sentiva, tiro troppo corto, forse anche affrettato, adesso troppo facile, è troppo facile per Bianchi che però ci grazia Bianchi. Centanni per Evotti che però non riceve, allora ancora il blocco, Centanni, penetrazione, si arresta, Artioli, finta, penetrazione, scarico e telefonata. Bianchi. Telefonato questo passaggio, Bianchi l'ha capito prima di tutto, si resta 59-58, peccato. Peccato davvero, è durissima questa partita, si vede che i due punti contano tanto per entrambe le squadre. Centanni vorrebbe avere Petrucci, la palla non arriva, ora arriva, però non arriva come dovrebbe arrivare, Petrucci non la controlla, rimessa,
palla per recuperata dalla San Giugese, Bianchi, 6:40 alla fine, Falconi fuori, Falconi una virata di troppo, Lenti non controlla, palla recuperata da Montecatini che resta in vantaggio di un punto. Meini palleggio, Centanni, arresto tiro di Centanni, canestro importantissimo di Simone Centanni dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, più 3, 61-58, Tassinari per Bianchi, Bianchi va a cercare guai, sbaglia, fallo di Evotti. Rimessa per la San Giorgese, fallo di Evotti su un giocatore della San Giorgese, secondo fallo di squadra per Montecatini, nessun fallo per la San Giorgese. Va detto per onestà che nei tre quarti precedenti la San Giorgese è sempre andata in bonus prima di Montecatini. Bianchi per Falconi, Lenti fuori per Falconi tira adesso da tre punti e fa canestro, 61 pari, tutto da rifare. Petrucci, fallo in attacco di Artioli, quarto fallo di Artioli. Tegola per Montecatini e ora Campanella toglie Votti e rimette Galmanini e si gioca il finale, gli ultimi 5:40 col quintetto, ma di questo quintetto due giocatori hanno 4 falli. Sempre zona per Montecatini, Tassinari contro Galmanini, sbaglia Tassinari, rimbalzo di Artioli importante. Attacca il canestro Petrucci, sfrutta l'autostrada creata da Galmarini, perché Galmarini ha fatto solo 3 punti ma ha fatto tante piccole cose importanti, ha fatto segnare i compagni, 3 stoppate anche, ricordo. Falconi 1 contro 1, va il tiro stoppato da Galmarini, 3 secondi per tirare. Credo sia la 6ª stoppata di Galmarini. Vediamo in 3 secondi San Giorgio cosa riesce a combinare. Tira Bianchi, forzatissimo, sbaglia, fra un po' segna anche Bianchi. Rimbalzo di Petrucci. 4:45, 2 punti di vantaggio, 0 falli chi difende. Meini dentro per Galmarini, contro Lenti, arriva il fallo di Lenti. Quarto fallo di Lenti. Primo fallo di squadra. Esce Centanni, avrebbe spazio. Non tira, riceve Petrucci. 1 contro 1 contro Falconi. Si prende il centro dell'area, va a realizzare un gran bel canestro Petrucci, molto simile a quelli che aveva segnato nel primo quarto, 15 per lui, più 4, 2 possessi, Tassinari chiude il palleggio, Bianchi, ancora Tassinari, va marcato lui in tutti i modi, Tassinari recupera il pallone, perde palla Tassinari, la recupera Artioli, calma, dare la palla a Meini, dare la palla al capitano, grazie. Poi la prende Galmarini, non sa dov'è Meini, poi Galmarini attacca il canestro contro Lenti, poi scarica Artioli, finalmente la palla arriva a Meini a 8 secondi dalla fine dell'azione, fallo non fischiato, anzi ora viene fischiato a Bianchi, secondo fallo di squadra per San Giorgese. C'è il time out chiamato da coach Quilici, 3:47 alla fine,
ci prendiamo un minuto di pausa anche noi. Rimessa per Montecatini, 3:47 alla fine e gli Old Lions a gran voce urlano, è anche il loro primo compleanno il 2 marzo, festeggiare, gli Old Lions hanno festeggiato il primo anniversario della loro fondazione, traguardo sicuramente importante, 100 anni, da 3 punti, frontale, sbaglia, peccato, rimbalzo di Antonietti, Tassinari per Bianchi, Falconi va dentro, bella palla per un compagno che viene stoppato da Galmani, da Artioli mi sembra, comunque stoppato, Petrucci da 3 punti, da due il canestro di Marco Petrucci, ma il suo 17° punto porta Montecatini a +6, 2 possessi pieni, 3:07, Tassinari, Bianchi, regge l'1 contro 1 Artioli, Falconi da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Artioli, Meini deve congelare il pallone, il tempo passa, Meini sfrutta il pick and roll di Galmarini, bella palla magica di Meini, ma non se la sente di tirare Galmarini e invece viene fischiato il 5° fallo a Galmarini. 5° fallo inesistente a Galmarini, inesistente, doppio danno, 5° fallo e canestro annullato a Petrucci, fallo, fischio che non ha niente a che vedere con la pallacanestro di questo arbitro, vergognoso il fischio dell'arbitro Secchieri. +2:39 alla fine, è entrato Evotti al posto di Galmarini, uscito per 5 falli. Bianchi. Tassinari, dietro schiena, step back, non tira. Poi Bianchi, 4 secondi, tira lui da 3 punti, sbaglia, prendiamo questo rimbalzo, no, finisce fuori la palla. 2:16 alla fine, 67-61. Ma il fischio di prima, Matteo, allucinante. Devo dire la verità, ero ammirato dalla cosa meravigliosa che aveva fatto Guido Meini con quel passaggio dietro la schiena e per un attimo non ho più seguito l'azione, sperando nel tiro di Galmarini che poi non è arrivato. È inutile starci ancora a pensare, Montecatini ha 6 punti di vantaggio, però adesso arriva anche il 5° fallo d'Artioli. Quindi nel giro di 2 azioni offensive, prima Galmarini, poi Artioli, lasciano la partita e rientra adesso Callara con 2 minuti esatti sul cronometro. Montecatini dovrà giocare questi ultimi 2 minuti senza lunghi, di fatto con Evotti e con Callara dietro. C'è da tenere in difesa, c'è da tenere in difesa assolutamente. Palla per il solito Tassinari, Tassinari, penetrazione, scarico da Bianchi, tiro da 3 punti, ancora un errore, però si lotta al rimbalzo, errore di Falconi, un tapin che sembrava un rigore, rigore a porta vuota, buon per Montecatini.
Meini va dentro, e stavolta il fallo e la difesa. Stavolta il fallo e la difesa, perché se no qualcosa non torna. Antonietti prima è stato bravo a prendersi il quinto fallo di Artioli, adesso il fallo però è il suo e Meini può allungare dalla lunetta. ...68-61... diventano tre i punti di vantaggio, scusate, tre i possessi di vantaggio in questo momento, cosa non da poco. ...69-61... ...69-61... contropiede veloce con il canestro realizzato dalla San Giorgese, fin troppo semplice questo canestro di Scali. Adesso Meini supera la metà campo, scarico per Petrucci, da due, a segno, a segno Petrucci, da due però, da due il tiro di Petrucci, mentre Tassinari continua un po' a giocare da solo e a sbagliare, aggiungerei, in questi ultimi minuti non è che ne abbia azzeccate troppe. Arriva un fallo al rimbalzo, ma forse, e dico forse, ci siamo quasi, perché 65 secondi da giocare, time out, ma siamo 71-63 e Montecatini se li merita questi 8 punti di vantaggio. Se li merita per come ha interpretato quest'ultimo quarto, difendendo con l'intensità dei giorni migliori, rimettendo in piedi la partita col cuore, anche perché la San Giorgese, e parlano i tabellini, ha solo un giocatore, Tassinari con 20 punti, poi abbiamo Lenti con 10, ma 10 punti da una vita, Montecatini 4 in doppia cifra con Petrucci, 19 punti, top scorer, autore di due canestri di una importanza capitale, Marco Petrucci, con entrambe le volte l'alluce sulla riga da tre punti, invece che 4 sarebbero stati 6 punti. 7-1-6-3, 1:05, si riprenderà con due tiri liberi di un giocatore della San Giorgese. Dopodiché Montecatini dovrà attaccare con grande lucidità, gestire la palla fino in fondo. I due liberi sono di Scali. Realizza il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo è catturato da Petrucci, deve superare la metà campo Montecatini, non ha, deve ancora un fallo da spendere San Giorgese prima di arrivare al bonus. Meini di Toschiana per Evotti, 12 secondi, 49 secondi, Petrucci va fino in fondo e non lo ferma nessuno! Marco Petrucci che mette la firma! Sul più 4 gli abiti continuano a fiscare falli a favore della San Giorgese, non vogliono vedere questa partita finita, ma Petrucci ha segnato l'ennesimo canestro importante della sua partita. Tassinari, due liberi. Realizza Tassinari dopo un lungo digiuno, ha segnato l'ultimo canestro, quello che ha chiuso il terzo quarto, realizza anche il secondo, 40 secondi, 7 punti di vantaggio. Meini, un fallo da spendere, lo spende Scali, bonus adesso anche per la San Giorgese, non si tira, 39 secondi. Meini triplicato, deve superare metà campo, deve tirare via il pallone, lo fa, lo recupera Callara, fallo su Callara, fallo su Callara, due liberi in arrivo per Riccardo Callara. Scali il terzo,
abbiamo il Toro di Sora con due liberi importantissimi. Realizza il primo Riccardo. Più 8, 30 secondi. Due su due per Callara. Più 9. Tassinari dietro schiena, completamente inutile, va a sbagliare, rimbalzo preso dai Votti, poi controllato da Centanni, e Centanni poi subisce fallo, e credo che a questo punto, signori, lo possiamo dire, Montecatini batte la Sangiungese e, permettimi Matteo, virtualmente entra nei playoff, perché forse lo possiamo dire. Beh, direi che il vantaggio sulle la settima, l'ottava a questo punto diventa davvero consistente. Montecatini sale a 32, diventano 8 i punti di vantaggio. Intanto Centanni sbaglia il primo tiro, però è importante aver vinto una partita soffrendo dopo la pausa, con l'agonismo e la difesa anche di San Giorgio, che avevano creato più di una difficoltà nel secondo e nel terzo quarto. Nell'ultimo direi che Petrucci, Centanni, Meini si sono caricati la squadra sulle spalle. Finisce così con l'abbraccio che ci piace tra Tassinari e anche Centanni, 76-66, è una vittoria importante, è una vittoria che proietta Montecatini nelle zone di classifica che ci piacciono molto. Ci piacciono molto perché va a due punti da Milano e Piombino a quota 32, ma soprattutto va a sei punti dalla Sangiorgese con il 2-0. Signori, è stata una grande partita, una gran bella vittoria. Miglior realizzatore Petrucci con 21 punti nelle file di Montecatini, poi Centanni 17, Meini 16 e Artioli 15. Per la Sangiorgese 22 di Tassinari e poco altro. Un ringraziamento a Matteo Bocellini, alla regia di TVL, a voi tutti per l'ascolto. Da Raffaello De Maio è tutto, Montecatini battere San Giorgio. Appuntamento alle prossime partite casalinghe su TVL di Montecatini Teme Basketball.